Allora, io mi presento, sarò brevissimo, quindi sarò un po' così, più che sintetico, un po' sincopato. Io faccio parte di questo gruppo ITQ, che è un gruppo che si è costituito proprio qui, che è un gruppo di lavoratori della conoscenza che fanno politica. In realtà, più che spiegarvi che cos'è ITQ, volevo riallacciarmi a tutte le cose che sono state dette oggi, molto importanti. Io ho capito che qualcosa stava, io insegno al liceo filosofia e storia, io ho capito che qualcosa stava cambiando in realtà a maggio, quando a un certo punto con la mia classe siamo stati deportati insieme ad altri 600 studenti di varie scuole romane, di vari licei romani, quasi tutti maggiorenni in realtà, le ultime classi di liceo romani, a un convegno della Fondazione Veronesi al Teatro Quirino a Roma. Era un convegno sulle energie del futuro. In realtà si è capito subito che era un convegno di promozione al nucleare, fatto in extremis prima del referendum, con 600 ragazzi delle scuole superiori. Erano stati invitati 3 professori di varie facoltà di ingegneria del paese che in realtà, e con Cecchi Paone a presentare, facevano promozione alle possibilità del nucleare. Poi c'era una specie di foglia di fico che parlava un po' delle energie alternative e delle impossibilità fondamentalmente delle energie alternative. Quello che è accaduto lì mi ha fatto capire che qualcosa stava cambiando. Questi ragazzi, quando c'è stato il momento delle domande e del dibattito, hanno cominciato a dire: ma quel dato che lei cita in realtà non è esatto, perché io ho letto sul Guardian, il secchione del gruppo. A un certo punto un altro diceva: c'è stata imbroglia a tutti, qua non è vero, avete mangiato tutto quello che volete. Un altro diceva: scusate, ma quello che ha detto è in contraddizione, perché le leggi della fisica in realtà è così. Queste domande dei ragazzi, 18enni, 19enni, erano tutte in conflitto con un'idea di possibilità di gestione di una cosa importante come le politiche energetiche del nostro paese da parte di una piccola minuscola clientela inesperta, senza cultura politica, senza cultura della cittadinanza e anche potenzialmente molto corrotta. Lì qualcosa ho capito che stava cambiando in realtà. Ho capito che qualcosa stava cambiando perché? Perché, come diceva giustamente prima l'intervento di Casarini, ha messo l'accento su una cosa fondamentale: il 14, la data del referendum, il referendum sono stati importanti per la politica culturale. Cosa vuol dire che milioni di persone decidono la politica energetica del nostro paese? Vuol dire riprendersi una parte che è stata delegata a qualcuno che era esperto. Cosa vuol dire che milioni di persone decidono dei beni comuni dell'acqua del nostro paese, oppure di come si gestisse la giurisdizione del nostro paese? Per quello servono competenze alte. Per questo, secondo me, avevo preparato proprio dei fogli che erano così, uno schema riassuntivo. Ci sono dei lavoratori della coscienza che fanno politica e sono di ETQ, e questa è la cosa fondamentale che anche qui il Valle e il Teatro Arrigoni stanno chiaramente manifestando in una città che è chiaramente sgovernata e in preda a corruzione, criminalità, incompetenza e malgoverno. C'è una crisi che è deficit di democrazia. Deficit di democrazia che vuol dire, anche qui l'ho riassunto brevemente, mancanza di rappresentanza. Il fatto che siamo qui e che finalmente ci riconosciamo in un'alternativa comune vuol dire che per anni siamo stati senza una mancanza di rappresentanza, vuol dire che questa rappresentanza molto spesso era una clientela corrotta e vuol dire soprattutto che questa rappresentanza politica, soprattutto vediamo questo Parlamento svuotato totalmente di cultura politica e di progettualità. Vuol dire però al tempo stesso, questa crisi in qualche modo è quadruplice, vuol dire una svalutazione totale della cultura, una svalutazione totale della cultura, per cui questa crisi non è una patologia, questa crisi è norma e questa crisi è voluta. Se uno si va a leggere le nuove politiche dell'OCSE, cioè dell'Organizzazione Mondiale dei Paesi Più Sviluppati, si capisce bene che quell'idea di democrazia che era l'idea degli anni 50 è l'idea garantita all'articolo 3 della Costituzione, per cui la scuola è inclusione sociale, oggi viene messa in crisi. Perché fondamentalmente? Perché si vuole una formazione a due binari, una parte che governa, un'elite che governa, tecnicista, e l'altra gente che obbedisce incoltamente. Questo non è un progetto politico di deriva, questo è come le politiche europee stanno formando le nuove generazioni, questo appunto è una sdemocratizzazione dello stesso processo formativo. Servono immigrati, schiavi e persone senza alcun tipo di qualificazione, cioè non cittadini, e serve un'elite culturale che governa. Questo è il nuovo progetto
politico della formazione. Un minuto, finito. Ah, zero minuti, c'è scritto. Ogni anno ci sono 200.000 persone che abbandonano i licei, cioè che sono quei futuri né non lavoro e né studio. Li faccio vedere soltanto, c'è una crisi del patto sociale, che vuol dire sperequazione 435-1, che è la sperequazione di Marchionne, la persona che lavora alla Fiat, vuol dire una Roma che è un modello di non governo. Non a caso è accaduto qui la sala Arrigoni, non a caso è accaduto qui il Teatro Valle, non a caso il 30 settembre ci sarà questa assemblea dei lavoratori della conoscenza al Teatro Valle. Ma è una crisi anche di immaginario. Riusciamo a concepire dei film in cui nel 2012 ci stanno i Maya che arrivano e non riusciamo a concepire la fine del capitalismo. A un certo punto la fine del mondo sembra che a un certo punto bisogna salvare le banche. È assurda questa cosa. Le tre parole d'ordine per me sono auto-organizzazione, più complessità, più studio, più autoformazione e più conflitto. In questo più conflitto ci metto una cosa chiara, che è il diritto all'insolvenza, il diritto all'insolvenza che va rivendicato. Grazie.